e bentornati sul canale. Oggi ho voluto proporvi un make up super super estivo in cui vi ho fatto vedere all'opera un po' i nuovi illuminanti di Mulac Cosmetics più altri prodottini che mi sono stati inviati di recente. Questo è un make up che vuole farci diventare delle dee bronze, quindi un make up perfetto per simulare o per esaltare una giornata passata in spiaggia all'aperto, con un effetto veramente super glamour ma essenziale, senza ausilio di eyeliner, trucco occhi, solamente una buona base, delle buone correzioni e ovviamente l'illuminante, che è l'assoluto protagonista di questo make up. È perfetto per chi vuole abbandonare un po' i trucchi strutturati, specialmente i trucchi occhi troppo strutturati, ma vuole comunque mantenere un aspetto molto molto glamour, sofisticato, ma anche un pochettino più easy, più così rilassato. Se questa trucco vi piace, vi lascio al tutorial sperando che vi piaccia. Ho appena idratato le labbra e sembrano spaccate, ma non lo sono perché ho utilizzato una lip tint che me le ha tinte, insomma macchiate, però sono sane. Dunque, come dicevo nell'introduzione, l'aspetto che vogliamo avere dopo aver applicato questo make up è di essere appena ritornate dal mare, fresche di doccia, quindi bronze, scolpite, un po' così misteriose quasi e dall'aspetto super super glowy. Come potete notare, ho tantissime imperfezioni sul viso in questo periodo, non so il motivo, e quindi proviamo insieme a correggere queste imperfezioni, ad avere però una base sempre molto naturale e estiva, insomma, che non sembri comunque eccessivamente artefatta e che lasci lo spazio specialmente appunto a questo effetto super glow. Quindi quello che andrò a fare è appunto correggere le imperfezioni e le occhiaie. Per farlo userò il Pro Longwear di MAC nella colorazione NV25 e l'ausilio di un piccolissimo pennello di precisione. Vado a mettere il correttore proprio solo dove serve. Per il centro del viso, quindi per andare ad attenuare un pochino queste discromie al centro del mio viso, andrò ad applicare pochissimo prodotto, nello specifico il fondotinta e mousse Even Steven. Ne prendo veramente un quantitativo piccolissimo con il face brush di Real Techniques per andare a uniformare un pochettino l'incarnato solamente dove serve. Io nello specifico ho parecchie discromie nel centro del volto. E inizio anche a coprire leggermente le mie occhiaie. Dove ho applicato naturalmente il correttore, picchietto e uno struscio per evitare di portar via tutto il lavoro di correzione svolto. E come potete vedere già abbiamo una uniformità maggiore e un, insomma,
un'attenuazione delle imperfezioni. Correggo le mie occhiaie con il Time Balm, con il correttore di The Balm, che è un correttore abbastanza morbido, idratante, che quindi è perfetto per chi ha un contorno occhi un po' segnato o per chi non vuole una correzione eccessivamente secca o gessosa. In questo caso io ho utilizzato un correttore più fermo, diciamo, più duraturo e secco per le imperfezioni, mentre invece per le occhiaie vado ad utilizzare questo, che è nettamente migliore per questo scopo. Con il gel da strobing di Zoeva inizio a scolpire il mio volto, a dargli quell'aspetto lucente e fresco, prima di andare poi a fissare il resto della base con un po' di cipria trasparente. Questo è un gel a consistenza squishy, come potete vedere, è un illuminante di nuova generazione che è veramente freschissimo e dona un effetto molto liquido, non esagerato, devo dire, e molto molto estivo. Lo vado ad applicare sugli zigomi alti. Non è assolutamente unto, quindi è perfetto per chi ha la pelle grassa e devo dire che non va troppo ad evidenziare le imperfezioni, perché ha una perla molto discreta, quasi bagnata, e non dà quindi un effetto glitterato o particolarmente evidente, è più un effetto proprio bagnato. Certo, è sempre meglio evitare di metterlo laddove ci siano delle imperfezioni gravi, diciamo, però se siete a questo livello come me lo potete usare, a mio avviso. Lo vado quindi a mettere dove la luce cade naturalmente e lo applico con le mani, perché appunto è un gel molto sfumabile e trovo che dia il meglio di sé se applicato con le dita. Lo potete eventualmente anche miscelare al fondotinta o metterlo anche sulle clavicole, per esempio. Dare un po' di profondità, faccio un po' di contouring in crema con il Mineral Stick Foundation di NYX nella tonalità Caramel. È una tonalità calda che abbronza per bene l'incarnato. Ed è veramente sfumabilissimo e non fa macchia, mi piace molto. La bella caratteristica di questo gel di Zoeva è che si fissa abbastanza, non si muove assolutamente e quindi potete stare tranquille che l'effetto sarà duraturo e non si attaccherà magari sugli altri quando li salutate, eccetera. Vado adesso a fissare per bene con una cipria trasparente le aree che ho, diciamo, corretto, e vado a fare un po' di baking sotto l'occhio. Quindi con una beauty blender asciutta prelevo un po' di polvere e la posiziono sul correttore.
poi a spot vado a correggere le aree dove ho applicato il correttore sulle macchie. E con un pennello più ampio vado a fissare il contouring in crema in maniera molto leggera, perché non voglio un effetto polveroso sul viso. Una volta che il baking ha agito, lo vado a spolverare via. E non mi rimane che sistemare il resto del viso. Vado ad applicare Bimi Bronze, che è questo splendido illuminante in crema della nuova collezione di Mulac, che penso che parli da solo. È una texture in crema veramente strabiliante. Che è perfetta per le pelli come la mia, medie, dal sottotono caldo. Anche con la Beauty Blender si applica molto bene. Texture veramente impalpabile. Per aggiungere un po' di colore vado con Glowgasm, che invece è l'illuminante in crema che tutti conosciamo, un pochettino più colorato. Proprio qui sulla punta dello zigomo. Per dare quello shift dorato. È molto importante fare un highlighting tridimensionale. Cioè, è possibile sovrapporre più tonalità, più profondità, diciamo, più altezze di illuminazione per ottenere un effetto mega mega scolpito. Insomma, lo strobing alla fine è proprio questo, l'arte di scolpire il volto utilizzando solo le luci e non le ombre praticamente. Vado poi a sovrapporre questo splendido colore dorato dalla palette Get Rich Quick, che è appunto sempre una nuovissima uscita Mulac, e prendo il colore stradorato che si chiama appunto Get Rich Quick e lo uso per fermare l'illuminante in crema dal momento che ho la pelle un po' grassa. Se voi invece avete la pelle secca potete preferire un illuminante appunto in crema ed evitare quello in polvere per avere un effetto più idratato, diciamo. Utilizzo un pennello del genere. E ripasso praticamente tutti i punti che ho appena coperto di illuminante in crema. Per aggiungere un pochino di colore vado con questo blush aranciato di Puro Bio,
che è il numero 04. E vado a fare una sorta di stripping, che è una tecnica che prevede che il blush venga portato anche sul ponte del naso per dare proprio quell'effetto baciato dal sole, giornata al mare con relativo segno degli occhiali. Un effetto che mi piace molto perché è molto giovanile, secondo me dà un senso di volto fresco e pieno. Vado anche un po' sulle tempie e fondo il blush con tutti gli illuminanti che ho applicato. Per quanto riguarda gli occhi, tampono un pochino di Glowgasm in crema al centro della palpebra. E lo tampono con Typical Verve, che è questo illuminante un pochino più tranquillo, diciamo, meno chiassoso, che è questa specie di oro rosa, e lo vado a tamponare per evitare che le creme vadano troppo in giro. Guardate che bello, un bellissimo ombretto oltre che un bellissimo illuminante. Con un marroncino, voi potete usare quello che volete, io ne prendo uno medio dalla Nude Beach Palette di The Balm, io utilizzo appunto Bold, che è questo qui. Vado a fare un pochino di contouring intorno all'occhio. Off camera ho realizzato le mie sopracciglia, se voi le avete naturalmente belle e folte lasciatele assolutamente al naturale, riempitele solo se proprio è necessario e mettete un bel mascara per sopracciglia per tenerle belle in ordine. E se invece come me non avete la fortuna di averle molto piene e belle naturalmente, prendetevi il vostro tempo per sistemarle. Ho anche applicato il mascara scuba di The Balm, che è un mascara water resistant che è perfetto per l'estate, perché appunto con queste temperature estreme di questi giorni è consigliabile avere un mascara waterproof. E penso che andrò ad applicare anche delle ciglia finte perché voglio un effetto un pochino più pieno, dato che poi andrò a scattare delle foto e dato che le mie ciglia sono un po' sfigate. Però se voi avete delle ciglia belle, folte, lunghe, prendetevi anche in questo caso il vostro tempo per sistemarle con il mascara. Questo è molto molto adatto a questo scopo perché ha uno scovolo piuttosto preciso e che permette di separarle molto bene, quindi dà un effetto super super naturale, anche se comunque molto molto visibile, molto evidente. Quindi è un ottimo mascara per l'estate e soprattutto per questo trucco. Vado quindi ad applicare le mie ciglia finte, che comunque saranno abbastanza naturali perché comunque voglio solo un effetto, diciamo, rimpolpante, ma non voglio un effetto, insomma, finto e drammatico. Sulle labbra vado con un cream blush di Makeup Geek, che è questo rossetto cremoso, che si presenta in questo modo, questo colore sabbia molto molto bello e naturale dal sottotono neutro, che poi andrò a ricoprire di effetti speciali. È una tipo una tinta, però ha questo effetto velour molto setoso.
è un colore molto neutro, quindi veramente particolare. Non ha nessuna dominante. È un nude beige puro. E dà questo effetto setoso, ma non secca assolutamente. E adesso il momento di questo splendido gloss foiled, questo è nella tonalità VIP, che è questo oro rosa ramato stupendo, che voglio sovrapporre alla lip cream che ho appena applicato. Guardate che bello questo effetto. Ecco qui ragazzi, il trucco è terminato, a me piace davvero moltissimo, trovo che stia molto bene alle mediterranee, alle brune, ma anche alle bionde che vogliono un effetto un po' California, un po' surfista, soprattutto alle bionde calde che non fanno fatica ad abbronzarsi e che magari hanno un po' di efelide, insomma adoro i trucchi bronzei sulle bionde calde. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi lascio tutti i prodotti che ho utilizzato giù nel box informazioni e sono a disposizione per ulteriori chiarimenti giù nel box dei commenti. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!